La giornata inizia con la predisposizione degli impianti. Impianti come questo alla Cristiania richiedono che vengano messi i veicoli in linea, che durante la notte invece vengano ricoverati nel magazzino. Dopodiché, una volta in linea, bisogna effettuare delle prove, una checklist per consentire di effettuare il servizio in completa sicurezza. I sistemi di controllo e di gestione degli impianti sono all'avanguardia, sono di tipo sicurezza ridondante, quindi ci permettono di vedere in ogni istante lo stato attuale dell'impianto. Se ci fosse una qualsiasi avaria, viene segnalata dal supervisore e ci permette di intervenire in maniera rapida e sicura. Ogni giorno vengono effettuate delle prove che sono oggettive e funzionali, una sorta di checklist per vedere lo stato dell'impianto, e quindi ci sono delle cadenze giornaliere a cui si aggiungono delle prove settimanali, mensili, stagionali. Una volta che sono state effettuate tutte le prove previste dalla normativa per le prove giornaliere, allora in quel momento la giornata può iniziare e possiamo aprire al pubblico. Allora tutte queste prove vengono verificate su tutti gli impianti dell'area e durante la mattinata poi vado a verificarne l'esito. Anche questa giornata volge al termine, non ci sono stati intoppi, e qualche volta c'è qualche imprevisto, però noi siamo un team preparato per affrontare qualsiasi tipo di situazione. Ora è il momento di chiudere gli impianti, potremo scendere anche noi a valle e lasciamo la scena ai nostri colleghi gattisti che potranno preparare le piste per una nuova giornata sugli sci.